Per la prima volta dal dicembre 2022 le quotazioni dell'euro sono scivolate sotto la parità. Cosa vuol dire per i mercati? Lo scopriamo grazie ai protagonisti di House of Trading. Allora, è singolare che io e Enrico abbiamo sempre più o meno le stesse strategie. Anch'io metto una carta verde sull'euro-dollaro, però la metto molto più lontana come ingresso, perché questa che sta battendo, secondo me, è ancora un'area pericolosa di apertura, ancora di zone di ribasso. Quindi io propongo l'ingresso a 1,02, con target a 1,0260. Visto dai volumi che hanno battuto recentemente, questa è una zona che potrebbe venire rigettata, quindi lo stop lo metto molto stretto, 50 basis point, a 1,0150, perché dovesse tornare giù, secondo me sfonda ancora. Ripeto, la visione è puramente tattica, non ho una visione di lungo molto forte sull'euro-dollaro, per via appunto delle analisi fondamentali che ci sono in atto. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.